Oh, ciao, bentornato. Il numero dei perduti continua a crescere. Ovunque vada è come se mi venisse sempre ricordato che dobbiamo affrontare le ombre. Ne resta una sola da battere. Poi finalmente avremo finito. Ne dubito. Ho noleggiato l'ultimo film della serie. Ah già, e lui voleva vedere i film, è vero? Sono certo che sarà grandioso anche questo. Andiamo a vederlo allora. Così ti prenderai anche tu un'abilità. Spero sia un'abilità riferita agli SP però. Ah, proprio così subito finito il film? Io spero che diventerai una brava persona. Sapere prendere le decisioni giuste. Quella è l'importante. Prende le decisioni giuste? Ma tu sei un bambino. Te lo auguro. Dipende dalle tue motivazioni. È quello che ti ha insegnato Shinji. Bravo ragazzo. Pare che Amada abbia imparato a essere un adulto osservando il protagonista del film. E ottiene recupero guarda. Yes, lo sapevo. Ripristino automatico di 5 SP a ogni turno. E sicuramente la seconda abilità sarà 7 SP o 10. Beh, dovresti andare a dormire. Mi ha fatto sbadigliare anche a me, madonna mia. È proprio vero che è contagioso. Aegis, dammi una mano. Dopo aver visto il film ha aumentato il coraggio. Può sparare solo chi è pronto a ricevere il proiettile. Ehi, che ci fai nell'aula del consiglio? Ah. Chi delle due si risveglia? Chi delle due si risveglia oggi? ちょっと聞きたいんですけど。先輩って何のために戦ってるんですか?私は私の戦いは食材だ。昔も今も変わらない。 Per quello che ha fatto tuo nonno? Ormai a fine di tutto, quindi. けど、みんな違いますよね。戦ってる理由。まあ、シャドウをやっつけるってだけでもいいとは思うんですけど。何が言いたい?自分でもよくわかんないです。次の満月でいよいよ最後のシャドウだし。考えてるうちに終わっちゃいますよね。そうだな。次で全て終わるさ。そして Normale, vediamo. Quindi sarà Yuka a risvegliarsi. Oh, invece? Invece no. Per oggi le lezioni sono finite. Allora, che magni oggi? Oh, finalmente gli esami sono terminati. Banchettiamo per festeggiare. Tutte quelle ore sui test sono state una tortura. Mi serve del cibo per la mente. Anche tu hai sofferto la settimana degli esami, Starkun. Un gourmet in fondo deve mangiare. Vuoi andare a mangiare qualcosa? Sento lo stomaco che lamenta miserevolmente.
Onestamente ne dubito altamente. Yes. Eccellente collega gourmet, sapevo di poter contare su di te, Phoenix-kun. Il piatto principale di oggi è zuppa de mare. No, zuppa de mare. Ecco, conosco il posto giusto. Ah, che novità. Un familiare odore di pesce riempie il ristorante. A posto? Che conti? Perché forse sta parlando della stessa cosa che diceva il tipo l'altra volta? Ma spiegami tuo fratello morto, non ho capito, è letteralmente o è... Devo andare in bagno. Eccolo, ti pareva. Sumiatsu è corso in bagno. Non dovresti parlare di queste cose mentre mangiamo. No. Stai onestamente e chiaramente male. Ma un controllino in ospedale, no, eh? Stai male? Cioè, allora, vuoi vedere? La butto lì. Potrebbe essere che il fratello è morto letteralmente e loro essendo gemelli potrebbero avere la stessa malattia. Però non riesco a capire, lui continua a dire non perderò di nuovo contro mio fratello, quindi è vivo o è morto? Boh, stai male? Certo, come no. Ma certo, come no. Oh no. È qualche cosa di religioso per davvero. Senti fra, io già ho i miei problemi. Onestamente, i posti in paradiso sono stretti. Vabbè dai, mancano 4 incontri. Asciugali col fond. Forse è una roba cioè è una roba non da prendere sul serio, nel senso il paradiso del cibo, intenderà una roba del genere. Oi, oi. Il tipo è rimasto proprio... Cazzo, devo starmene zitto. Cosa vuole questo ragazzino paffuto? Ah, finalmente, dai, finiamo anche con te di guardare il film. Ehi, giusto in tempo, ti va di guardare un altro DVD assieme? È un incontro del campione dei pesi massimi, considerato da molti il migliore di tutti i tempi. L'ho registrato dalla TV su un DVD qualche tempo fa e tutto ad un tratto mi è venuta voglia di rivederlo. D'accordo, andiamolo a vedere. Che dici? Possiamo iniziare subito se ti va. D'accordo? Yes. Va bene, iniziamo a guardare. Non stiamo guardando l'incontro. Ha registrato qualcos'altro. Sanada Kiko. Beh dai, fa sempre bene rivedersi, no? Ma no, lascialo. 3, 2, 1. Esatto. Beh, invece sì. Guardare il passato migliora il futuro. Vedi? Adesso si riguarda e dice che farebbe le altre cose in modo diverso. Vedi? Esatto. eri giovane, immagino. Certo, perché hai preso piano piano coscienza.
Beh, non proprio. Sono uno calmo. Sasugadana. Leader として頼もしい限りだ。もしお前もリングに上がってみたいというなら歓迎するぞ。Non sarebbe male come esperienza, no? Ora va iroiro mananda ga. Kasu tame no tessoku ga aru. Ovvero? Ki o mikiyame. Mayoi naku utsu. Kantan na yō de muzukashii koto da. Shadow to no tatakai de mo onaji da na. Beh, quello è vero. Kokoro gakete wa ita ga. Sara ni isshiki shite yatte miyō. Sanada sembra aver trovato una nuova forza interiore dopo aver guardato il DVD. Ovvero... potenzia tutti? Aumenta di molto gli effetti del bonus su se stessi. Ok, è un po' egoista, ma va bene così. Ma poi, questo molto gli effetti, che cosa vuol dire? Più tempo o una forza maggiore, un'illusione maggiore, una difesa maggiore? Vuol dire tutto e niente, ancora dobbiamo capirlo. Masaka anna sugato o mai ni mirareru to wa. Daga, shoshin o omoi dasuta ki ga suru. Non ci sarà una prossima volta, però ti ringrazio. O meglio, potremmo, però non serve più a nulla. Vorrei sapere cosa sta dicendo, però. Ma sì, dai, abbiamo ancora tempo. Domenica e siamo già a metà della luna. Chi è che mi scrive oggi? Vediamo. Ho ricevuto dei messaggi. Sei libero oggi? Non lo so. Non lo so, tesoro. Voglio di fare un giro, visto che oggi non c'è scuola. Ti faccio sapere. Te lo dico dopo, va bene? Perché il mio amico domenicale è importante. Però dobbiamo recuperare comunque una giornata con Yukari. Certo, perderla però per la domenica con lei. Oggi vi offriamo un set della festa dell'Halloween. Halloween alle porte, con questo sarete già pronti. Iniziamo con un'adorabile maschera di zucca. Diventerete la zucca più carina della città. Ci aggiungo anche dolce di Halloween. Indovinate quanti? 50. Vista la quantità, immagino quanto sarà buono. Facciamolo per avere comunque qualcosa di unico. La maschera da zucca. Vediamo com'è. Ho speso un sacco di soldi ultimamente. Solo la curiosità, onestamente. Da una sorgente asciutta risplende una debole luce. Credo che sarebbe meglio andare avanti con lui. Sento di potermi avvicinare. Sì, con Yukari possiamo recuperare bene o male quando vogliamo. Lui è meglio portarlo avanti finché riusciamo la domenica. Ah, sei tu. Vorrei parlare di nuovo con te, se il fato lo permetterà. Andiamo avanti allora. Mi fa piacere sentirlo. Attraverso le nostre conversazioni questa panchina diventa il ponte che mi collega all'umanità. Tanto bellino lui come confidant. Strano quanto un elefante rosa. Sembra una bella cosa. Ah, che bella cosa. E perché è diverso e speciale lui. Poverino. È autoreferenziale per caso? Ma no, dimmene ancora. È una bella storia. Sembra interessante, spero che me ne parlerai ancora. Però ho in mente qualcosa, ma non... Ho in mente qualcosa degli altri due persona, di una storia simile. Hai fatto benissimo. Ho un ricordo vaghissimo di una storia simile. Vorrei che qualcuno me lo dicesse anche a me, fra, però... Oh. È così che va. Sorride debolmente.
Ho un ricordo vago, ma non mi ricordo se è il 4 o il 5. Mi ricordo qualcosa di un alligatore o di una storia del genere, ma non... Ti giuro. Magari se mi dice qualcosa di più la prossima volta ci arrivo. Perché ho un ricordo ma non mi esce? Ho salutato Kamiki e sono tornato al dormitorio. Ciao, com'è andata oggi? Tutto a posto, mamma. Oh, dai, finiamo anche lui col caffè. Dobbiamo preoccuparci però anche di Junpei. E quando è che Yukari, porca di quella miseria, guarderemo l'ultimo pezzo del film? Stavo pensando di fare un caffè adesso. Volevo mostrarti che so prepararlo correttamente. Sono contento, dai. Noi abbiamo avuto un grande maestro. Lui ha imparato a modo suo. Bravo ragazzo. Dai, fammi vedere, vediamo se so giro a prova. Beh, se la lanci troppo in fretta potrebbe non uscire bene. Vediamo cosa è uscito allora. È un caffè incredibile, wow. Com'è? Vabbè, al bar dipende che bar vai comunque. Non è che ne beva moltissimo, però quando sono in pausa. Io nella realtà ne bevo pochissimo, perché già faccio fatica a dormire. Esatto, bere un caffè da una macchinettina così è solo per pam, la botta di energia. E su questa cosa gli do ragionissima, perché io quando sento l'odore di un ammorbidente in particolare lo associo facilmente a una persona che ormai non vedo più da tantissimo tempo, però quell'odore mi riporta alla mente quella persona. E a volte è un bel ricordo e a volte no. Nel mio caso, beh, mi ricordo un maestro che vedremo in futuro. È più probabile che tu, dopo, quando probabilmente succederà, ti ricorderai tu di me. Facciamolo più spesso allora. Basta che non diventi un ghoul, Fra. Vabbè, non deve essere per forza dolce un caffè. E infatti adesso apprenderai una nuova abilità che aumenterà la tua quantità di SP. Vediamo. 3, 2, 1. Eccola qui. Ripristino spirituale. Ho ciò azzeccato, ho detto o 7 o 10. Oh, 10 SP a turno. Sì, non è una cattiva idea. Grazie a te. Ti insegnerò a preparare un buon caffè. Beh, si può sempre mettere una tazzina sulla tomba, come ricordo. D'accordo, ti ringrazio. Guarda, lo sapevo, è un caffè eccellente. Vediamo quanti SP ci ridà. Ci conto, eh? Oggi interrogazione? L'altra notte sono rimasta sveglia fino a tardi. Non mi aspettavo che l'altra notte la prof Terauchi facesse una mossa così leggendaria a Mahjong. Non ho mai avuto tanta sfortuna. Sarà colpa del mese? Non riesco a darmi pace. A chi potrei chiedere? A te, Star-kun. Che novità. Che poi... Zitta zitta cacchio cacchio, però lo sappiamo perché continui a pensare a me, eh? In gran parte del Giappone ottobre è considerato un mese senza dei, perché non sono presenti. Ma c'è una regione che invece lo chiama il mese con gli dei, perché vanno tutti lì. Sai qual è? Su questo mi trovi impreparato, sorella. Vado a cercare su Wikipedia. Izumo. Sono Tori.
Bingo, hai fatto centro! Ogni anno tutti gli dei del Giappone vanno a Izumo per incontrarsi e rinsaldare le relazioni tra di loro. Anche io vorrei una relazione d'amore, ma prima mi servono dei soldi, poi devo trovare l'amore e poi devo lavorare sodo. Quindi la prima cosa da fare è andare al santuario Naganaki e rendere omaggio. Oh, è già troppo tardi, accidenti. Dai, magari un giretto assieme ce la possiamo fare, prof. Dai, andiamo avanti così finiamo la tua quest. Vuoi mangiare un boccone? Sento lo stomaco che implora vendetta. Andiamo? Yes. Eccellente, collega Gourmet. A dire il vero, oggi volevo parlarti. Ci serve un posto dove mangiare e parlare tranquilli. E so dove trovarlo. Ti giuro che pensavo saremmo andati ancora al ramen. Dai, dimmi la cazzata. Sentiamo. Che novità, Fra, che cazzo stai dicendo? Ci stiamo cacando sotto! Il mondo finirà quindi? The world end with you? Ok, io pensavo intendesse il paradiso del cibo. Ci ho sperato fino alla fine intendesse qualcosa di concreto. Certo, come no, fra. Vieni, spariamoci. Oh, vabbè, questa è una cosa carina. Ho la sensazione che Sumiatsu mi consideri un... Ho la sensazione però, cioè, ne ho neanche la certezza. Dai, dimmi la cazzata, forza. Ma te sei fuori. Ho capito, fra, ma 132.000 yen. Sai quanto tempo del tartaro devo passare? E ora va a cagare, forza. Eccolo. Ho deciso di tornare al dormitorio. Dio mio. Perché ogni tanto parte qualche confident davvero stupido in sto gioco, per forza? Salve, in preparazione alla battaglia finale posso essere schierata dal Tartaro in qualsiasi momento. Anche Koromaru-san sembra essere motivato e pronto. Hai ragione, ma voglio aspettare ancora un attimo, giusto per sapere se c'è altra gente dispersa. Arriviamo a 3-4 giorni dal limite. Vediamo se Junpei è di sopra. Perfetto, dai, iniziamo a leggere anche con lui. Sembra che qua ci siano solo manga educazionali. Cavolo, vorrei che avessero degli shonen. Non sono un gran lettore, ma mi sistemerei qui. Andiamo a leggere allora. Che ne pensi? Ti pare di leggere un manga? Ma certo. Oh sì, musica per le mie orecchie. Daibu maeno dashi, e wa retro tsu ka. Ma furuki yoki tte. Beh, dipende che cos'è. Shinko no mayuke to ka nori ka yo tte kurai futei shi. Omae kou iu mukashi no meisaku tte dou yo? Che ogni tanto bisogna leggerli perché hanno delle belle storie. Esatto. Oh, meigen itadakimashita. Yappa omoshiroi manga tte shounen ga atsuku nareru tsubo tsu. Sono hen osaete ri. Lo so. Bisogna leggerli ogni tanto. Io adesso, tra l'altro, piccola parentesi, mi è partita l'idea di volermi leggere il manga di Yu-Gi-Oh! Visto che lo stanno ristampando, costa uno sfacelo perché è un manga alto così, porca di quella miseria.
e credo che contenga tipo 3-4 volumi della versione originale. Però sono interessato alla storia, perché come per Pokémon Adventure, il manga di Yu-Gi-Oh! È molto molto più cattivo. E allora zittati. Vai a prenderli allora, la prossima volta leggiamo. Zitto, non spoilerare. Alla prossima allora. Tra l'altro oggi mancano 7 giorni, quindi potrebbe apparire Pharos stanotte. Vediamo che dicono le ragazze oggi. È la mia impressione, di recente la sindrome apatica sta colpendo più persone. L'ha presa anche un amico del fratello di un mio amico. Inizia a spaventarmi, si sente ogni giorno sui notiziari. Oh, e hai visto quel programma speciale che hanno mandato in onda? Sembra che Nostradamus avesse già previsto tutto. Ma immagino, guarda. Dai, dai, me lo voglio levare dalle scatole il prima possibile questo. Sono contento di averlo tenuto il più in là possibile come confidant, ma sono ancora più contento di finirlo il prima possibile. Per quanto dovrei fare anche tutti gli altri, quello che vuoi, togliamocelo dalle scatole. Oh, Phoenix-kun, ti va di ascoltarmi? Il mio stomaco piange disperato, ma non è importante adesso. Oh, finalmente qualcosa di serio, dai. Yes. Eccellente, collega Gor... No, non sono qui per mangiare oggi. Voglio parlare con te. Da ieri, quindi. Ma guarda, immagino. Sì. Un foglio a zero. No, Fra, non lo sei. Parliamoci onesto. Tra l'altro ha fatto un salto alla Super Mario. No, non mi imbarazza, però non mi chiedere soldi per andare in paradiso. Beh, quello basta stare attenti, Ok, però il fratello non è morto. Era... Ah, ecco, si è fatto indottrinare per l'odio verso il fratello. Ecco, ti pareva. Perché sei il mio unico amico. Ma non è andando in paradiso che si risolvi i problemi, Fra. Per quello basta un Katari frangente. Ma io non detesto farmi vedere in giro con te, però... Togliti da sta roba religiosa sbagliata, per favore. Ti capisco, va tutto bene. Però Fra, cazzo, esci da sta situazione. Ha bisogno di aiuto questo. Eccolo, appunto. ええ、ま、ポルカプタナ。ええ、ragazzino、stai buono。おや、君は 132.000 yen だろ。君と同じ手口で私の息子もやられたよ。とばっちりを受けたくなかったら、もうあいつには近づかない方がいい。Aia, brutta situazione. Che tra l'altro, 132.000 yen sono 778 euro. Tanti, però
non così eccessivi. Ah, finalmente ragazza. Dai, finiamo anche la tua serie TV. È fatta, ho preso in prestito l'ultimo volume della serie che stiamo guardando. È stato incredibile, ma mi rattrista che stia per finire. Non vedo l'ora di scoprire come si concluderà. Andiamo a vederlo allora, io e te sul divano. Allora cominciamo. Un grande colpo di scena. Esatto, ogni tanto qualcosa di spaventoso ci fa sentire vivi. Ogni tanto ci provo. Sì, però dipende. E questo ti ha dato una nuova abilità. Quindi la tua nuova abilità che cosa sarà? ma io sono speciale. Sì? Me l'hai detto l'altra volta? Eppure? Sarà stata colpa della madre o colpa sua? Esatto. E ho capito, ma era una bambina, è normale non capirlo e restarci male. E soprattutto non stupida. Gli esempi servono a quello. Yukari è stata ispirata dalla protagonista della serie che abbiamo guardato e ottiene una nuova abilità che diventa... riduce del 25% il costo di SP dell'abilità di recupero. Beh dai, non è male. Facciamo attenzione. E chi lo sa? Dai, andiamo a dormire ora. Buonanotte. E infatti, che cosa ho detto? Ci ho azzeccato. Manca una settimana, appare Pharos. Buonasera a te, Pharos. Sì. Pronto, ma con una consapevolezza. La consapevolezza che ancora non è finita. Oyasumi. Bene, bene, bene. Quindi, con lui ancora non siamo arrivati al 100% del confident. Il che vuol dire che non può essere finita. Siamo al 5 col matto, che è il confident principale. Mancano ancora due giri con lui. Però è cambiata anche la scritta su Maiko. A quanto pare Maiko non c'è, devo trovarla in fretta. Il nostro confident l'abbiamo completato con lei. Allora, credo che l'unico cambiamento che potrebbe esserci potrebbe essere a fine gioco. Sai quando incontri tutti quanti i confident che hai maxato? Per esempio in Persona 5 siamo andati a trovare tutti quanti i nostri confident e ci hanno fatto il dono che nella run successiva ci dà i potenziamenti fin dall'inizio. Benissimo, in Persona 4 la stessa roba, ma vengono loro alla stazione. Per esempio Yumi è venuta a trovarci quando noi stavamo per andarcene. E infatti è stata l'unica, perché i ragazzi del gruppo di basket non l'avevamo finiti, per dire. Dai, altri due incontri, anche perché c'è uno che ti vuole menare. Ti stavo aspettando, sento lo stomaco che si lamenta in agonia. Dai, andiamo. Eccellente, collega gourmet. Innanzitutto, delle ottime notizie, dopo... oh, conosco il posto perfetto. Yes!
Eccolo là, ti pareva. Mamma mia. Nozomi, smettila, cavolo, anche tu però. No, credo che dovresti smetterla e basta. Fra, è pericoloso smettere di giocare con sta gente. Ma una discussione del genere sembra una discussione da, che ne so, rango 4, quando ancora non sei in confidenza e iniziate a discutere di stronzate. Non può essere una discussione da rango 9 questa. Cazzo, ma che confidente di merda, mamma mia. Cioè io mi lamentavo di Tanaka. Tanaka era subdole tutto quello che volevi. Questo è proprio leso proprio, madonna cara, leso, penzola proprio. Ma magari, Nozomi, però ti devo maxare. Attenzione. Davvero? Vabbè, visto come si sta comportando, penso che ci perda lui. Guarda, se non fosse che devo farlo al 100% ti manderei a fanculo a prescindere, sai? Quella nuova recluta sembra familiare. Sono preoccupato per Sumietsu, meglio seguirlo. Ma va. Ah, dove cazzo l'avete portato, scusami. Dove siamo? È una zona nuova, tra l'altro. Eccolo là. もうすぐこの世界が滅亡するって?どっかの有名な宗教にあったな、そんなのは。最も捨ててこいだよな。有名どころの宗教の世界観の寄せ集め。僕を騙したんだな。ああ。 C'ha ragione, Fra. Mi spiace dirtelo, però sì. どっちにしても君、少々悪ふざけが過ぎたよ。顔はやめておきたまえよ。殴った痕跡から足がつく。 Siamo andati da a chiamare la polizia, forse? Guarda, ci spero un po', Fra, per quanto mi dispiace, un po' te lo meriti. Un po' te lo meriti, mi dispiace, ma un po' te lo meriti per sta stronzata. Eccolo là. E ora si risistema la carta, vedrai, vedrai. Eccolo là, ti pareva. Tutto a posto, Fra. Sumietsu si fida di me con tutto se stesso. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. E vai. Mamma mia, ma speriamo di finirla il prima possibile, sta stronzata. Guarda, sono contento di averla tenuta per lungo questa roba. Meno male, dai.
dai, meno male. Grazie, hai capito che è proprio pietoso come persona. Ho accompagnato Sumietsu a casa fino a metà strada, poi sono tornato al dormitorio. Ecco qua il mio pacco. Maschera da zucca e 50 dolcetti. Mi chiedo quanto ci cureranno. Ehi là, bentornato. Se non ti dispiace vorrei chiederti una cosa. La stanza di Aragaki-kun, non riesco a lasciarla così com'è. Posso chiederti di sistemare le sue cose? Non aveva parenti a cui lasciarle e comunque in generale ne aveva poche. Lo staff svuoterà la stanza il mese prossimo. Credi di riuscire a fare qualcosa entro il 31? Facciamolo stasera. So che non sarà facile, ma te ne sarei grato. Grazie mille. Ah, proprio... è andata, proprio svuotatela. Dolcetti, 20 HP, niente di che. Magia 5, potenza e oscurità, la madonna. Adorabile maschera da zucca. Se fosse un costume, vedremo Koromaru con la maschera. Peccato che non lo è, però... madonna mia. Potenza e oscurità, mica male. Noi gli abbiamo dato mega fortuna, che Koromaru comunque se la cava niente male, però potenza e oscurità. Ottimo. D'accordo, la stanza di Aragaki. Ora che ci penso, mi hanno chiesto di riordinare gli oggetti. Andiamo. Ah, ci entriamo per davvero. Cavolo, che roba triste. C'è una scrivania semplice con una scatola di cartone. Nella scatola ci sono gli effetti personali di Aragaki. Ah, tutta la nostra roba. Che fregatura. Però ci ha lasciato anche la madelliera. Il cassetto della scrivania è semiaperto. Apriamolo. Ho trovato una busta dall'aria familiare nel cassetto. Dentro la busta c'è un foglio di carta. È un documento con scritto quanto segue: modulo di reinserimento, signor preside, liceo Gokwan. Sembra il modulo di reinserimento scolastico che gli ho consegnato su richiesta di Mitsuru. Date e motivazioni sono in bianco, ma c'è una firma che sembra quella di Aragaki. C'è nessuno? Ah, chi mi datta ka? Lo riconosci quel foglio? Che hai na shita no de nozoite mita ga. Sì, l'ho trovato io. Mi piacerebbe vederla cioè non per cattiveria, però... ne sono sicuro. È un bel ricordo. Meglio che lo tieni per te. Esatto. Buona idea. Uno dei due ormai. Sono felice di averti aiutato. Di nulla. Che cosa mi dai? Forma incompleta. Akihiko-niはいつか我々がこの量を出るとき私から伝えておこう。この部屋には我々と結んだ約束を果たそうとした男がいたと。我々3人が過ごしたあの日々を決して忘れていなかったと。 Che roba triste, madonna mia. E possiamo fare biker infernali. Oh, hai completato l'ultimo desiderio di Aragaki. Dovresti tenerlo tu, sono certa che anche lui l'avrebbe voluto. Madonna mia. Vabbè, non penso... te ne stai andando? Sì. Hai ragione, non dovremmo restare troppo. Non gli piacerebbe. Ma è stato bello passare. Bene, andiamo? Usciamo. Beh, almeno non mi ha preso tutta la sera. Non che fosse importante, non è che abbiamo nulla da fare ora. Allora, tutta la gente che è qua l'abbiamo già fatta, quindi potrei passare la serata al computer. Però fammi vedere un attimo la madelliera. Danno leggero.
niente di che. Speravo qualcosa di più, peccato. Mi insegna come pensare meglio. Boh, proviamoci, tanto non è che abbiamo molto altro da fare. Mi aumenta il sapere, per carità, sì, però ormai, boh, mi arrendo così. Quando aumenterà, aumenterà. Iniziamo la lezione. Salamander Sol Gumenen. A dire il vero, credo che rimanderò l'invocazione. La prof Toriumi non si sentiva bene di nuovo, quindi oggi la sostituisco io. C'è qualcosa nell'autunno che spinge le persone ad esagerare. Tenete sempre sotto controllo i vostri consumi. In realtà siete fortunati perché trarrete grandi benefici dalla lezione di oggi sulla magia d'evocazione. Si tratta di una magia usata da sempre per evocare nel nostro regno angeli e demoni. Immagino. Innanzitutto, che cos'è esattamente la magia d'evocazione? È l'evocazione di una presenza spirituale preesistente da parte di un mago. A volte è anche possibile controllare le presenze e sui propri scopi. Come nello sciamanesimo, è possibile trovare storie documentate di vocazione spirituale in tante culture differenti. Persino oggi è ampiamente presente in libri, film, videogiochi e così via. Guarda un po'. Il Faust di Johann Wolfgang von Goethe ha svolto un ruolo chiave per rendere celebre la magia d'evocazione. Ci sono molti altri esempi di magia d'evocazione per cui vorrei parlarvi, ma non abbiamo abbastanza tempo. Tuttavia, potrei descriverne alcuni almeno. Vediamo, nel Medioevo, John Dee ed Edward Kelly unirono le forze in Europa per evocare un angelo. In seguito, nel XIX secolo, il mago Eliphas Levi evocò uno spirito chiamato Apollonio. Seguì la stessa strada, in un certo senso, Aleister Crowley nel XX secolo evocò Aiwasi, il suo angelo custode. Che altro? Alcune tradizioni neoplatoniche si impegnarono nella teurgia, una pratica incentrata sull'evocazione di spiriti guida chiamati demoni. Nel voodoo haitiano, Yongan, preti maschi, possono evocare spiriti chiamati Yoa. Yoa, tra l'altro, dovrebbe essere, se non sbaglio, la persona a forma di teschio con il serpente che esce dagli occhi, il cui numero si dice superi il migliaio. Per quanto riguarda il Giappone, in forma esoterica di buddismo chiamato Vajrayana, alcuni rituali fungono da incantesimo di evocazione. Con uno di questi rituali si può cercare di evocare Buddha dentro di sé e ricevere il suo aiuto nel mondo reale, per esempio durante una guarigione. Potrei andare avanti all'infinito, perché in questo mondo esistono infiniti esempi di magia di evocazione. Il punto è che, studiandone abbastanza a lungo le sue diverse forme, inizierete a notare uno schema comune. Quando cerchi magici, formule e simili sono diventati punti chiave dei rituali di evocazione, la loro popolarità è cresciuta come... Ho sonno. Sai che effettivamente lo farei, ma dobbiamo aumentare il sapere. Non dimenticate però, l'evocazione non viene usata solo per divinità ed esseri potenti, può servire anche per evocare spiriti comuni. Pensate alle sedute spiritiche, per esempio, o alla tavola Ouija. Ora sono rituali facili da eseguire, per cui molto popolari. Ma, come vi ho già detto mille volte, non provateci a casa, potrebbe essere spiacevole. D'accordo, è tutto per oggi. E questo ci ha aumentato il nostro sapere? Beh, guarda. Metto le mani avanti che tanto. Quando sarà, sarà. Riempi i vuoti, mangia come un suino. Dai, andiamo a finire. Aspetta. Per la prima volta non siamo pronti ad aumentare? D'accordo, va bene. Passiamo il tempo con lui. No, lo voglio finire il prima possibile. Tanto non siamo pronti, qualsiasi cosa dica va bene così. Quello non lo mangi, ti dispiace se lo prendo io. Fai quello come vuoi, va bene così, guarda. È quasi buio, ho deciso di tornare al dormitorio. Madonna mia, è vero, mi stavo dimenticando delle piante. Madonna, sono ancora qui, meno male. Ok, voglio vedere i germogli di pomodoro giallo. 15 giorni, è tanta roba. E tra l'altro, di cose che mi stavo dimenticando, ho lasciato anche il taiyaki. Ho mangiato il taiyaki, probabilmente era tuo, vero Phoenix? I taiyaki sono ottimi come spuntino di mezzanotte, grazie per avermelo messo in fresco. Scherzo, scusa, prendi questo invece così saremo pari, ok Junpei? Laurea in gelatina. Ok. Beh, voi vi abbiamo già fatto tutto. Manca solamente Junpei, ragazzi. Manca solamente Junpei e abbiamo finito tutti quanti i potenziamenti di tutti i nostri companion. Quindi, boh, andiamo al computer. Disciplina mentale. Aumentiamo gli SP. Certo, questa non è come la stessa cosa di fare gli esercizi in palestra in Persona 5. Però è meglio di nulla. Lo immaginavo, perché non è subito partito con la scuola. Dimmi, dai, chi è scomparso? Così andiamo tutti una volta sola. Guarda, neanche a farlo apposta avevo detto 3-4 giorni. Perfetto. Ormai è sempre così. Sempre poco prima della fine arriva qualcuno scomparso. Ti pareva.
Interrogazione, siamo fuori da scuola. Interrogazione. Il prossimo capitolo sugli enzimi. Siete preoccupati per non riuscire a capirlo? Beh, nessuna paura. Conoscete già il luogo principale in cui si trovano gli enzimi. Il vostro corpo. Wow. Vediamo se sai dirlo alla classe, Star. Ma perché non lo chiede a Junpei? Ecco una domanda sulle patate dolci. Un certo enzima è responsabile del sapore dolce che hanno una volta cotte. Sai qual è l'enzima che si tratta? Il beta-amilasi. Sì, esatto, mangiate patate dolci, no, odio quel sapore, troppo dolce per una patata. Quando la beta-amilasi delle patate dolci scompone l'amido gelatinoso, diventa uno zucchero di malto chiamato maltosio. È per questo che una volta scaldate le patate dolci diventano ancora più dolci. Beh, mamma mia, io l'ho assaggiate alcune volte. Non mi piace, è veramente tanto dolce per essere una patata. È come se avessi preso una patata e ci avessi buttato lo zucchero. La temperatura a cui viene attivata la beta-amilasi è intorno ai 60-70 gradi centigradi. Ecco perché una patata cotta lentamente è più dolce di una riscaldata rapidamente. Ah, fantastico. Sai qual è la cosa divertente dei confident che abbiamo adesso? Che uno ci dice di mangiare bene per stare in salute, l'altro per mangiare per andare in paradiso. Cioè, è assurda sta situazione. Però perlomeno lo andiamo, lo finiamo e non ne parliamo più. Dai, dopo di lui ci occuperemo totalmente di Ayase, di Eraga e quasi quasi, a parte anche Yukari che ci dobbiamo occupare, metterei in conto di iniziare anche Bebe. Oh, Phoenix-kun, quindi... Dai, finiamo sto confident del cacchio. Davvero? Non so, sono... Ti senti in colpa? Chissà chi è la persona della luna? Dai, andiamo a fare l'ultima magnata. Un familiare odore di pesce riempie il ristorante. Che stronzi. Madonna mia. Che brutto quando è così, Ok, quindi è morto veramente. Ok, ammetto che non era chiaro fino ad ora. Ah, ecco perché voleva andare in paradiso, voleva chiedergli scusa magari. Mi dispiace, brutta storia. Beh, capisco perché tu l'abbia fatto, ma capisco perché te ne penti, ovviamente. Hai nascosto i dispiaceri nel cibo. Esatto. Per quanto sia cattiva quello che sto per dire, se continui così diventi davvero come tuo fratello, ma tuo fratello adesso. Piccola battuta terribile, però la cosa migliore che puoi fare è essere te stesso. Vuoi mangiare, mangia, vuoi fare quello che vuoi della vita, fai quello che vuoi. Però lascia perdere quelle cose religiose, per favore, ti prego. Sareste anche dello stesso aspetto, ma siete due persone diverse. Arigato.
Di nulla. Forse è l'unica parte bella di questo confident, questo finale. È l'unica parte decente. Sumietsu sembra apprezzarmi davvero. Sento che il nostro rapporto si è rafforzato. Spero che come finale lui mi dica: cercherò di rimediare e restituirò tutti i soldi che ho preso. Perché sta roba religiosa, se gli rimane qua comunque, lui migliorerà certo, però gli rimarrà questa stronzata, non cambierà mai. Cioè, nel senso, non che non cambierà, però non succederà niente. La forma definitiva di questa persona. La persona della luna, chi potrebbe essere a parte Sailor Moon? Non mi viene in mente nessuno al momento. Spero sia una buona persona. Sandalphon is good. Sandalphon. Colui che esaudisce le preghiere. Grazie. Rungare Gourmet secondo. All hail. Cosa mi dà? Licenza gourmet. Minchia pure. Te lo auguro. Spero che realizzerai questo sogno. E lui si farà una risata e ti dirà: benvenuto, fra. Beh, no. Non so come funzioni il fatto di essere re nella realtà, però se tu diventi re, ti superano e lo ridiventi di nuovo come presidente degli Stati Uniti. Non è che diventi il presidente dopo, ritorni lo stesso presidente in teoria, no? Boh, non lo so. Vuoi vedere che stava male? Cioè, i dolori erano fisici perché pensava al fratello ogni volta. Beh, forse però sta... cioè, fisicamente forse stava davvero male, però non lo so. Cioè, non penso che pensare a una persona ti fa stare così male da andare in bagno a cagare. Cioè, poi non lo so, per carità. Wow. D'accordo, a noi ormai ci manca solamente Junpei. Junpei è la che mangia, quindi direi che stasera il tartaro è d'obbligo.